giorno e la storia. Oggi è l'11 ottobre. Nel 1962 comincia il Concilio Vaticano II. 1985, crisi di Sigonella. 1968, la NASA lancia l'Apollo 7. 'Commenta il fatto del giorno Umberto Brindani, direttore di Oggi. Oggi vi voglio parlare di un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Ottobre 1899. Le truppe britanniche invadono in Sudafrica le repubbliche del Transvaal e dello Stato libero dell'Orange. Ha inizio la guerra anglo-boera. Il conflitto dura più del previsto, circa 3 anni, e si conclude con la pace di Vereeniging, firmata a Pretoria il 31 maggio 1902. Transvaal e Orange sono annesse agli altri possedimenti inglesi nella zona, formando con questi l'Unione Sudafricana. Con tale vittoria, i britannici vedono più vicina la realizzazione del loro sogno coloniale di una ferrovia che attraversi, su possedimenti inglesi, il continente africano da Il Cairo al Capo. Ottobre 1962. In occasione della festa della maternità della Beata Vergine Maria, ha inizio il 21° concilio ecumenico della Chiesa Cattolica Romana. Il lungo corteo dei 2400 padri da Piazza San Pietro fa ingresso nella Basilica di San Pietro. Papa Giovanni XXIII, aprendo i lavori, dichiara che il fine principale del concilio è di custodire e insegnare in forma più efficace il sacro deposito della dottrina cristiana. La decisione di Papa Roncalli, annunciata ai cardinali nel monastero di San Paolo il 25 gennaio 1959, era scaturita dalla constatazione della crisi e dal decadimento dei valori spirituali e morali della società. Ottobre 1968. La NASA lancia l'Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, gli astronauti Walter Schirra, Don F. Eisele e Walter Cunningham. L'Apollo 7 stabilisce 2 record. I 3 astronauti trascorrono nello spazio più tempo di tutti i voli sovietici messi insieme, 10 giorni e 20 ore, 12 ore in più del tempo previsto per l'intero percorso dalla Terra alla Luna. Inoltre, grazie a una piccola telecamera, eseguono la prima diretta televisiva dallo spazio. A colpire l'immaginazione è lo Yabba-dabba-doo alla Fred Flintstone, urlato da Schirra al momento dell'accensione del motore del modulo di servizio. La forza delle immagini accende la passione popolare per la NASA e i suoi astronauti. Mark 1 minute from the deorbit burn. Within 2 minutes after that deorbit burn, the spacecraft and the service module should separate. Spacecraft will be in a pitch down 48-degree attitude at the time of the deorbit burn, about a 300-foot-per-second burn, some 10 seconds duration. 30 seconds, EMS, Delta V and Auto. Delta V and Auto. Flight call recorder on. Recorder's on. FIPAs are counting. 4 jet LA to 15 seconds. Roger. And Delta V's counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11 ottobre 1985. Un aereo egiziano diretto in Tunisia con a bordo i quattro dirottatori dell'Achille Lauro e l'inviato dell'OLP per la trattativa, Abu Abbas, viene costretto da quattro aerei americani ad atterrare nella base statunitense di Sigonella in Sicilia. Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, si oppone alla richiesta avanzata dal presidente statunitense Ronald Reagan di consegnare i sequestratori alla giustizia americana. I quattro terroristi vengono presi in consegna dalle autorità italiane e Abu Abbas viene lasciato ripartire. In seguito, Abu Abbas viene condannato all'ergastolo dal Tribunale di Genova come mandante del sequestro della Achille Lauro. Ottobre 1960. In occasione delle imminenti elezioni amministrative nasce il programma televisivo Tribuna Elettorale. Moderatore è Gianni Granzotto. La politica fa così il suo ingresso nelle case degli italiani. Il successo di pubblico è immediato e la RAI, l'anno successivo, decide di rendere fisso l'appuntamento televisivo con i rappresentanti dei partiti. La rubrica viene chiamata Tribuna Politica, inizialmente seguita direttamente dal telegiornale e curata dal suo direttore, Giorgio Vecchietti. Ma per i telespettatori degli anni 60 diventerà soprattutto familiare la figura di Jader Jacobelli, che fino alla pensione guiderà la nuova struttura legata al primo approfondimento politico televisivo. In vista delle elezioni amministrative di quell'anno, la RAI decide di far partire le tribune elettorali. I meno giovani forse ricorderanno il clima di quella trasmissione, ricorderanno il mitico conduttore Jader Jacobelli, ricorderanno la TV, era in bianco e nero, i toni del grigio, l'andamento un po' soporifero della trasmissione, le domande caute dei giornalisti, le risposte altrettanto caute dei politici intervistati. Diciamo che è stato il primo esperimento di talk show politico, ma le cose sono molto cambiate da allora. Dopo qualche anno, dopo qualche decennio, la tribuna elettorale, poi diventata anche tribuna politica, è invecchiata ed è al suo posto sono proliferate le trasmissioni in cui il conduttore invece diventava protagonista, una vera star, e magari i partecipanti si lasciavano e si lasciano andare a urla, grida, belluine, anche insulti, quindi con un clima del tutto diverso da quello della tribuna elettorale di Jacobelli. Chissà, forse varrebbe la pena ripensare se non riprendere e recuperare qualcosa di quel famoso format della RAI. Ottobre 1963. Muore a Parigi Edith Giovanna Gassion, per tutti Edith Piaf, il passerotto. Nata nel 1915, figlia di un saltimbanco e di una cantante di strada, con la sua voce diventa in pochi anni una celebrità. I francesi amano questa piccola donna, considerata la pura incarnazione della melodia. E in 100.000 la accompagnano il 14 ottobre del 1963 al cimitero parigino, dove riposa accanto a suo padre e alla figlia Marcel, data alla luce da Edith a 17 anni e morta a 18 mesi. Successi, alcol, droghe, flirt con personaggi da copertina costellano la sua esistenza. La Via Rose diventa una canzone di culto e l'ospedale la sua seconda casa. Quando muore, non ancora 48enne, dimostra molti più anni. Restano le sue canzoni romantiche e malinconiche. Ottobre 1963. Muore il poeta Jean Cocteau, senza riuscire a pronunciare il discorso funebre per la sua amica Edith. Nato nel 1889, annoverato fra i grandi pensatori del primo Novecento, è amico di tutti gli artisti della Parigi degli anni venti, da Derain a Picasso, da Matisse a Man Ray. Mondano ed elegante, vive una relazione omosessuale col giovanissimo Raymond Radiguet. Quando quest'ultimo muore, Cocteau, già oppiomane, entra in una clinica per disintossicarsi. Qui scrive Oppio,
una sorta di diario ispirato ai poeti maledetti. Il suo capolavoro resta Les Enfants Terribles. Molto importante per la storia della musica è Il Gallo e l'Arlecchino, saggio del 1918 sull'estetica musicale del gruppo dei Sei, il circolo musicale sorto spontaneamente a Parigi negli anni 20. Bella, più bella stasera, Mario. 11 ottobre 1896. Nasce a Napoli Cesare Andrea Bixio, compositore musicale, con lui nasce la canzone italiana. Lasciato il Vesuvio per Milano, nel 1923 scrive la serenata Così piange Pierrot. Nel 1930 lavora per il cinema, componendo Solo per te, Lucia, per La canzone dell'amore, il primo film sonoro distribuito in Italia. Due anni dopo è la volta del motivo della tenerezza, Parlami d'amore, Mariù, che il tassista Vittorio De Sica sussurra alla commessa Lia Franca nel film Gli uomini che mascalzoni. E da lì tanti altri successi, da Vivere e torna piccina mia per Tito Schipa a Non ti scordar di me e mamma per Beniamino Gigli, da La strada nel bosco per Gino Bechi a Vento per Giuseppe Lugo. Muore nel 1978. Parlami d'amore. Era nato nel cuore di Napoli 82 anni fa. Adesso con i figli faceva anche progetti per il 2000. E invece all'improvviso Cesare Andrea Bixio se n'è andato per sempre. Ma è di quelli che lasciano molto. Lui, oltre 2000 canzoni, molte delle quali indimenticabili. I primi successi li ebbe a Napoli, una città che riconosceva sempre meno però. Ma ai figli diceva a Napoli, Napoli vedrete è salvabile, vedrete che i napoletani si ripristineranno. La collina del Vomero era ancora una bella e pittoresca collina quando Bixio lasciò i suoi a 16 anni per andare a Milano. E fu a Milano che trovò la prima pietra per costruire una fortuna fatta di melodie. Che tu preferisci, non la più bella, è quella che tu preferisci. Beh, io le preferisco tutti, perché sono tutti figli miei. Hai ragione, hai ragione, quanti successi che hai scritto. Certo però che allora era facile, per... tu scrivevi un bel pezzo, poi lo davi a un bravo cantante e saltava fuori successo, ma al giorno d'oggi, se non te lo canti tu, La ricanterei come allora, come... Perché? Perché prima io cantavo, non tu lo sai. Tu cantavi? Con la tua voce? Sono stato il primo cantautore d'Italia. Lasciami cantare una canzone. 11 ottobre 1973. Muore Walter Audisio, il comandante Valerio dei fatti di Dongo. Nato nel 1909, protagonista della Resistenza, la sua identità rimane a lungo segreta. Ispettore delle brigate Garibaldi, il 28 aprile riceve l'ordine di recarsi a Dongo e di eseguire la condanna a morte emessa dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nei confronti del Duce e di altri gerarchi fascisti. Secondo la versione da lui raccontata, egli avrebbe eseguito personalmente la condanna uccidendo con una raffica di mitra Benito Mussolini e la sua amante Claretta Petacci, anche se la morte di quest'ultima, secondo il suo racconto, sarebbe stata accidentale, essendosi improvvisamente lanciata nella traiettoria del fuoco diretto a Mussolini. Nel dopoguerra Audisio viene eletto deputato tra le file del Fronte Democratico Popolare e confermato con il Partito Comunista fino al 1963, anno in cui opta per il Senato della Repubblica. Dal 1968 non si ricandida e va a lavorare all'ENI. Lascia le sue memorie, intitolate In nome del popolo italiano. 11 ottobre 2005. Muore in un ospedale di Ostia Sergio Citti. Nato nel 1933, il suo nome è legato al sodalizio artistico con Pierpaolo Pasolini. Suo consulente per i romanzi d'ambiente e il linguaggio romanesco, collabora in quasi tutti i suoi film. Come regista esordisce con Ostia, a cui segue Storie scellerate, Casotto, Due pezzi di pane e Il minestrone.
tutti successi che denotano una forte e decisa personalità. Nel 2001, in Vipera, sceneggiato insieme a Vincenzo Cerami, affronta il genere melodrammatico con al centro il tema della maternità. Nello stesso anno partecipa al documentario Pierpaolo Pasolini e la ragione di un sogno di Laura Betti. Il suo ultimo lavoro è Fratella e sorello. Il cinema è quel posto dove vai, compri un biglietto e poi trovi uno che te lo strappa. Quello è il cinema, no? O me sbaglio? No, il cinema è un modo di esprimersi, chiaro, evidente, l'hanno detto tutti, per poter raccontare. E come dicevo ieri, il cinema però, purtroppo, secondo me, solo pochi hanno il privilegio o la fortuna di poter fare il cinema, il vero cinema, come vogliono. E gli altri non possono, anche se vogliono farlo, non possono perché ci sono, sai, delle cose politiche, dei ricatti, eccetera, eccetera. Quindi non puoi più quasi mai fare il cinema, veramente cinema. Ma una volta si faceva il cinema, una volta sì. Oggi secondo me non si fa più il cinema, si fanno altre cose. Quindi diciamo la vecchia questione, cioè tu il cinema lo fai comunque per te stesso. Sì, lo faccio perché, come dico sempre, ho bisogno di raccontare una storia. Lo racconto sempre, quella cosa che mi ha fatto riflettere molto quando stavamo, ho raccontato spesso, più di una volta, quando giravamo il Decamerone con Tonino delle Ricolli, Pasolini teneva la macchina a spalla, girava Ciappelletto, che era mio fratello, che andava di spalle in un vicolo di Bolzano, camminava e Pasolini con la macchina a mano andava dietro per riprendere Franco che camminava di spalle. E a un certo punto finì la pellicola. E la macchina l'ha presa, anche se faceva un rumore, e Tonino De Ligolli disse: dottore, dottore, è finita la pellicola. E Pasolini disse: uguale, uguale, e seguitava ad andare avanti. Quindi la verità, ho capito che la verità era lì, non era la pellicola, capisci? Quindi il cinema, non so se è bello o brutto, che uno, ognuno di noi lo interpreta come vuole, ma è importante, secondo me, raccontare quello che uno ha bisogno di raccontare.